a Piazzale Liceo. Un saluto affettuoso a tutti voi. Questa è una serata speciale. Un saluto affettuoso anche a Francesco Fuggitore, con il quale condivideremo le tavole del palcoscenico. Allora, questa sera io, in veste istituzionale, porto il saluto del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale di Chiarvalle. E noi stasera ci abbiamo tenuto ad avere questa scuola qui a Chiaravalle, perché, come ben sapete, c'è questa cultura della danza a Chiaravalle, ed è bene che ci siano questi scambi culturali di questo genere. Questa sera è una scuola speciale, tra virgolette, perché all'interno di essa ci sono dei campioni nazionali e internazionali, che poi vi spiegheremo durante le serate, che vedrete. E quindi, vi stavo dicendo, la nostra amministrazione è sempre sensibile a queste manifestazioni artistiche e sportive, e ha voluto fortemente questo spettacolo di questa sera. La serata è un po' freschina, c'è questo ventarello, questa brezza alla quale non eravamo abituati, con quel caldo micidiale che ha fatto in quest'ultimo periodo. Però, insomma, stasera i ballerini sono pronti, gli atleti sono pronti, i maestri sono pronti, e siamo ben felici di ospitarli qui a Piazza del Liceo, su questo nostro palcoscenico. Quindi un saluto affettuoso da parte del sindaco e da tutta l'amministrazione del comune di Chiaravalle. Buonasera, buonasera a tutti. Facciamo intanto entrare in scena i protagonisti, no? Gli artefici poi di questo spettacolo. Ringraziamo in particolare anche il CONI, sia il fiduciario di Chiaravalle Centrale, la fiduciaria Laura Catricalà, che il fiduciario di Soverato Pino Pipicelli, che è anche medaglia d'oro del CONI, poi sarà qui con noi a fine serata sul palco, che hanno proposto questa serata, sposata poi dall'amministrazione comunale. E questa sera l'associazione di danza sportiva Passione Danza di Catanzaro Lido ci regalerà uno spettacolo, possiamo dire, splendido. Innanzitutto perché, come è stato già detto, la scuola è pluricampione d'Italia, si è riconfermata anche quest'anno a livello nazionale con ben, pensate, 94 medaglie ai campionati italiani proprio della Federazione Italiana Danza Sportiva. Le discipline, insomma, in cui ha primeggiato sono le danze latinoamericane, le danze caraibiche, le danze coreografiche e la show dance. E questa sera ci presenterà un estratto di questo spettacolo dal titolo Anime in Movimento, l'arcobaleno delle emozioni. Una serata nella quale saremo trasportati un po' attraverso la musica, la danza e una serie di coreografie molto particolari, appunto, nel mondo immenso, diciamo, no? Delle emozioni e delle diverse sfumature che ci possono regalare. Le menti creative di tutto questo sono appunto i maestri Fabio Borelli e Concetta Flauti, che sono qui con me sul palco, che sono campioni, pluricampioni del mondo, e quindi il loro è un percorso fatto di passione, di dedizione a questa disciplina, ma anche di forza e di speranza che regalano ai giovani, giovanissimi e non solo, che vedremo alternarsi questa sera sul palco. Io chiuderei, prima di dare vita, insomma, poi nel corso della serata parleremo anche con i maestri, però chiuderei proprio con una loro citazione, prima di dare appunto spazio allo spettacolo. Gli stessi maestri ci dicono: le emozioni sono l'anima della nostra esistenza e nella danza diventano un linguaggio universale che permette di esprimere ciò che a volte le parole non possono esprimere. Quindi grazie a tutti, godiamoci questa serata. Ok. Le basta solo un po' d'aria nuova.
cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. L'anima vola.
se non dirmi di no, na 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 na. Sai come dopo lo show, na 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 na. Voglio che posi l'iPhone, na 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 na. Non ci parliamo da un po', na 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 na. Stasera possiamo bere e andare da me. Dopo spegnere la luce, guardare la TV. Non fare quella gelosa, na na na. So che vuoi dire qualcosa, lo stai facendo apposta. Vorrei poter ridarti tutte le lacrime. Penso che il diavolo abbia messo gli occhi su di me. Non so come resistere al tuo sguardo in questi giorni. Non ho tempo per seguire tutti questi sogni. La mia anima a metà, na 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 na. La coperta ancora vuota, la riempio con il fumo e con le bevande viola, na na na. Mentre tu ti fai le storie, ho paura che non senti i tuoi rimorsi nella notte. Vorrei incatenarti il cuore, non lasciarlo più. Dormo con la Glock sotto al cuscino. Ma quando non sei vicino ti compro qualsiasi cosa, na na na. No, non chiedo quanto costa, na na na. Chiamate senza risposta, na na na. Sai che non lo faccio apposta, na na na. E tu che fai la gelosa, dici che non me ne importa. Ho il tuo sapore in bocca. Puoi fare la gelosa ma con tuo boyfriend. Sai che dove vado scaccio sei come in Space Jam. E non metto niente meno che Santa Lovice. Ti compro qualsiasi cosa, na na na. No, non chiedo quanto costa, na na na. Chiamate senza risposta, na na na. Sai che non lo faccio apposta, na na na. E tu che fai la gelosa, dici che non me. Presenterà uno show caraibico. Moonlight Shadow. Per voi, Ambra. La luna è un po' come l'amore. Sarà luna piena, tu muterai, ucciderai, divorerai. Thank you.
notte ognuno di voi sarà cacciatore e preda. Buona fortuna. Che la morte sia con voi. Tempo di cambiare la scena. Chiara Valle, che è qua, è venuto a vederci. Non sappiamo se c'è qualcuno anche dei paesi limitrofi, però ci fa veramente piacere vedere questo anfiteatro pieno. Grazie ancora. E adesso ballerà per voi Manuela. Lei balla uno show Latin, finalista ai campionati italiani 2013 in una delle categorie molto ma molto ambite e difficili. L'unica calabrese è entrata in questa finale, quindi noi siamo veramente contenti di presentarvi il suo Giglio Nero. Grazie. Stanotte ho fatto un sogno assurdo. Una ragazza viene trasformata in un cigno. Solo l'amore può spezzare l'incantesimo, ma il principe si invadisce della ragazza sbagliata. E lei si uccide. Guardo, vedo solo il cigno bianco. Bellissima, spaventata, fragile. Ma il cigno nero? E adesso cambiamo genere. Ritorniamo alle danze caraibiche. Adesso vedrete una delle coppie senior. Senior significa che non sono i ragazzini, diciamo. Anche loro sono campioni italiani 2022. Anche quest'anno hanno partecipato al campionato italiano vincendo vari titoli. E per voi vi presenteranno una salsa cubana. Sono Luca e Federica. La clave, mi gente, la clave llama la salsa. Salsero si llama Yo vengo. 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 Salsero
Io farei un applauso anche al service, che è forse uno dei mestieri più difficili del mondo, tra centinaia di metri di cavi, attrezzature, eccetera. Stasera ce la siamo sfangata alla fine, nonostante il problema tecnico. Quindi grazie, nel frattempo cambiamo ancora scenografia e ricordavamo prima appunto questo grande successo e soprattutto l'orgoglio di aver rappresentato l'Italia in contesti particolarmente agonistici e competitivi. Il maestro in questo momento, Fabio, è impegnato anche nella preparazione di questa scenografia, che è resa ancora più emozionante dal vento che ci sta accompagnando allegramente dall'inizio della serata. Ci fu un tempo lontano in cui le donne governavano con un potere senza eguali, guerriere, regine,
madre di nazioni, la più leggendaria fra tutte, fu Cleopatra. Ella è l'usa che confia in sus palabras, lo perdona. Oscuro para que nadie lo note. Si no la quieres, déjala. Si te maltrata, déjalo. Si eres un abusador que tiene falta de actitud, en vez de matarla a ella, mejor mátate tú. Si yo morirei per l'Egitto, voi per cosa morireste? La storia di Echeggia in ogni donna. Beh, un grande applauso per Fatima, che è la più piccola a rappresentare oggi la nostra associazione. Ha fatto vedere uno show di caraibico e da vera professionista neanche il vento è riuscito a disturbarla, e non è una cosa semplice. Bravissima Fatima. E adesso abbiamo Arianna, che vi presenterà anche lei uno show dance, Il bene e il male. Arianna è, oltre ad essere anche lei campionessa italiana, è anche una semifinalista nelle danze caraibiche, nel merengue. È un risultato importantissimo, perché è il primo anno che si presenta questa disciplina al campionato italiano, e quindi noi siamo orgogliosi di lei. A voi, Arianna. Tira, 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 salmão boba. Tô ficando louco, tô ficando louco. Tira, tira, tira.
gira, 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 essa mão boba, vou ficando louca, vou ficando louca. E ela fala, tira, 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 essa mão boba, vou ficando louca, vou ficando louca. Tira, 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 essa mão boba, vou ficando louca, vou ficando louca. Adesso abbiamo Giuseppe, campione italiano 2023 con questo show caraibico. Per voi, Joker. Mamma mi dice sempre di sorridere e di fare una faccia felice. E che sono al mondo per portare gioia e risate. That's life. That's life. People say. Persino io non sapevo se esistevo davvero. Signore e signori, noi siamo gli animatori della serata. Ho una sola domanda. Sai, tu mi ricordi mio padre? Oh, ma buonasera, bellissima. Gioia e risate.
soltanto a dire che queste ragazze studiano scolasticamente, naturalmente, si impegnano nella danza sportiva, portano ottimi risultati in tutto quello che fanno, e onestamente vederle ballare su questo palco penso sia speciale anche per voi. Grazie. Andremo rapidamente, ok? Benvenuti a Hollywood! Qual è il vostro sogno? Adesso la baciata, passa per merito nella classe superiore, ha ballato tra 100 ballerine ed è risultata una tra le migliori ballerine d'Italia, quindi brava Anita. E adesso abbiamo un duo,
Questo due è un duo particolare, perché ci rappresenterà la Calabria al Trofeo CONI Under 14. Quindi è una cosa molto importante, perché è un duo che fa ben sperare. Desi e Ambra, per voi le marionette. A retroscena, le marionette che incantarono Disney. Ai, che parte il tasso, mami, ai, che parte il tasso, giula. Ai, che parte il tasso, tipo e mami, tu stavi in giula. Ai, che parte il tasso, mami, ai, che parte il tasso, giula. Ai, che parte il tasso, tipo e mami, tu stavi in giula. Ma le marionette hanno l'anima di chi le muove. No tengo forza, un necessito. Può fare quello che l'uomo non può fare e questo crea lo stupore. Martedì alle 23:20. Costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università. Tu che eri come colore e forme perse sa. Anche se adesso fuori è buio, un giorno smetterà. Con te diventava sole anche una lucciola. Di tutte quelle che ho incontrato tu sei l'unica che senza fare nulla mi ha rubato l'anima. Se vuoi tenerla bene ma un giorno riportala, ti prego non farle del male, custodiscila. Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare, per te giuro sceso forse un milione di scale. Afferrami la mano prima di cadere, tutti i girasoli adesso son fiori del male. Se vuoi da bere ti offro un drink, rompi un bicchiere, sembrava un film. Tu vino bianco, io niente alcol, cambi discorso, parliamo d'altro. Dimmi che ore sono, dai, dimmi che ora siamo noi. Siamo un'ora indietro, sai, il resto lo vedremo poi. Siamo sentimento, ho un presentimento, che il passato esiste, ma il futuro incerto. Mentre perdi le parole, cerchi gocce dentro il mare, come pioggia di ricordi che non passerà. Cerchi dentro i tuoi sospiri, ti senti sempre più sola, per assenzio come fossi un quadro di Degas. Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare, per te giuro sceso forse un milione di scale. Afferrami la mano prima di cadere, tutti i girasoli adesso son fiori del male. Ci siamo persi per riprenderci, ci siamo scelti per non sceglierci, ma anche tra mille anni sarò ancora qui, siamo eterni come...
bacio di Clint. Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. Come un dipinto nella notte ti verrò a cercare, per te giuro sceso forse un milione di scale. Continuiamo con Elena. Te siento que lo tuyo es egoísmo.
Allora, due parole su Elena, rapidamente. Elena è finalista in 1, 2, 3, salsa, bachata, merengue, in tutto ciò che c'è di caraibico per i campionati italiani. È la prima ballerina del sud Italia ad essere presente in queste finali e semifinali. È passata per merito in classe A e quindi per noi è un orgoglio. Ha battuto oltre 100 ballerine di tutta Italia, quindi importante. Forza Calabria, sempre. Brava Elena. Andiamo rapidamente, rapidamente, così scivoliamo verso il finale dello spettacolo. Adesso ritorna Anita, avremo una serie di assoli e poi una conclusione finale dedicata a voi, un jive di gruppo. Sei bellissima, da sola forse ancora di più. Sei bellissima anche se non hai un uomo che ti tolga il rossetto dalle labbra. Anche se sei spettinata o struccata. Tu esci e poi farai innamorare il mondo. Speciale. Alcuni credono che sia un angelo. Baby, I like it slow. Se non c'è nessuno a dirti che sei bellissima. Te, che voglio presentarmi io che sono la natura. È la forza delle acque del mare a scorrere nel pianto mio. E come fosse lava sa bruciare il sangue mio. Yeah.
fiori di primavera sanno profumare il corpo mio. E seppur ancor pieno di coraggio, è lo spirito mio. Bravissima anche Miriam, siamo quasi al finale, abbiamo 4 uscite e congediamo voi che siete stati così carini a rimanere fino alla fine, resistete per questi 5 minuti, grazie ancora, grazie davvero. Per voi Desiree, la paura. Ho fatto un sogno meraviglioso. Era una bella giornata. E l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era che desideravo spaccarti a metà. Bravissima Desiree, fa paura questa ballerina di classe B, eh? E adesso Luca e Federica, poi un duo di Matilde e Fatima e poi vi saluteremo con un bellissimo jive. Change my heart, never let you go.
di Luca e Federica, danze latinoamericane, campioni italiani 2023. E adesso abbiamo due assoli di baciata, un duo e poi il gran finale. Arianna e Manuela vi presenteranno Baciata, Lady Style. Un duo sincro, Samba, Matilde e Fatima. Samba. Tudo é passageiro, um calor danado, burro sem dinheiro. Frio lá nas dúvidas e Deus é brasileiro. Oh, 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 oh. Me disseram que ele está em todo lugar. Nas filas, nas calçadas, nas roupinhas e no ar. Eu vou fazer pedidos, tenho que agradecer. Se Deus está na terra, ele vai ter que responder. Oh, oh, oh. Brave Matilde e Fatima. E adesso abbiamo il finale per ringraziarvi di questa bellissima ospitalità. Ringraziamo tutta l'amministrazione, il sindaco, l'assessore al turismo, la responsabile del CONI, il responsabile del CONI Soverato, Tele Ionio per averci dato spazio e lustro e aver aiutato nella conduzione di questa serata, il service. Penso e spero di non aver dimenticato nessuno. Naturalmente, il grande grazie va a voi. Grazie pubblico, grazie. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Floating around.
Grazie di cuore, grazie a tutti, grazie ai due maestri che hanno regalato alla città di Chiaravalle questo splendido spettacolo. Una cosa la dobbiamo dire prima di concludere, intanto invito sul palco Pino Pipicelli, Laura Catricalà e Isabella De Masi. Stanno arrivando. Ecco. Complimenti, allora, ragazze. Lo sport sicuramente serve per competere, no? Per creare anche questo clima agonistico, però una cosa la dobbiamo sottolineare. Prego. Questi ragazzi sono fortunati, perché con tutte le difficoltà della serata, le problematiche atmosferiche, eccetera, il maestro ha sempre regalato un sorriso, no? E non c'è mai stata una parola, come dire, fuori posto. E questo sottolinea proprio anche il valore che trasmettete a questi allievi. Grazie, sono parole veramente che apprezziamo tantissimo, perché per noi importante è dare a loro un ambiente sereno di crescita. I risultati nelle competizioni possono venire come non possono arrivare, naturalmente, però è importante che nella scuola ci sia un clima sereno e che loro possano crescere come persone, perché saranno le persone del futuro. Tra di loro ci saranno professionisti un domani, magari ci saranno medici, ci saranno avvocati, quindi alla fine il ballo per loro è un momento di passaggio e di crescita, ed è quello che deve insegnare la danza in generale. Noi siamo contentissimi del percorso che stiamo offrendo ai nostri ragazzi. Grazie. Grazie, grazie di cuore. E a proposito di campioni, io chiamo il campionissimo Pino Pipicelli, il dottore Pino Pipicelli, arbitro di Serie A di basket. Un applauso al dottore Pipicelli. Commissario di Serie A di basket, componente della Commissione Nazionale CONI, ANIAD, sostituto procuratore federale della Federazione Italiana Pallacanestro, presidente regionale della Federazione Pallamano, stella d'oro del CONI al merito sportivo. E diciamolo, insomma, è l'unico ad avere questo riconoscimento nel comprensorio del Soveratese. Grazie Pino, grazie per averci regalato soprattutto questa serata. Sì, siamo felici di avere portato uno spettacolo di questo livello qui a Chiaravalle. Devo ringraziare Fabio e Concetta, che sono stati subito disponibili per questo
specie in questo momento in cui vacanze e cose, però hanno portato anche stasera uno spettacolo di altissimo livello. Grazie. E noi vogliamo dare un riconoscimento a Pino Pipicelli per il suo impegno in questo comprensorio. C'è una pergamena che viene consegnata dalla fiduciaria CONI di Chiaravalle, Laura Catrigalà. Benissimo, un applauso. Innanzitutto ringrazio la palestra Passione d'Asta che ci ha regalato una bellissima e splendida serata. Complimenti alle ragazze e a tutti voi. Complimenti anche ai ragazzi, ragazzi e ragazze sempre. Sì. E ringrazio anche l'amministrazione comunale, l'assessore allo sport Isabella De Masi, l'assessore alle politiche dello spettacolo e turismo Gianfranco Corrado, che hanno permesso la realizzazione di questo evento. E in qualità di fiduciaria CONI mi ripropongo l'impegno di promuovere lo sport sia a Chiaravalle che nel comprensorio, forte dell'aiuto del nostro dottore Pipicelli, che ci aiuta e ci supporta in ogni manifestazione. Quindi grazie al dottore Pipicelli, fiduciario CONI di Soverato, il nostro più profondo apprezzamento per il suo infaticabile impegno e la sua meritoria opera di sensibilizzazione sia scientifica che culturale nel nostro territorio. La sua dedizione ha non solo elevato il valore dello sport, ma anche illuminato e arricchito la nostra comunità. In segno di riconoscenza, prego. Bene, niente, io volevo ringraziarli ancora una volta, sono veramente contento di averli avuti questa sera, è stata una bellissima serata e ho ringraziato un po' tutti quelli che hanno badato alla nostra sicurezza. E devo ringraziare ancora una volta l'Associazione Agorà che ha messo a disposizione il piano di sicurezza generale e anche questo bellissimo palcoscenico molto grande, molto spazioso per poterci ballare di sopra, vero maestro? Quindi grazie ancora. C'è un riconoscimento ovviamente anche esatto. Ai due grandi protagonisti. Ci bada Isabella. Isabella. Sì, io giusto due parole. Complimenti per aver portato la Calabria ai voli più alti nazionali e internazionali. E grazie per aver condiviso questa serata con noi. A Fabio Borelli e Concetta Flauti per gli straordinari successi nazionali che restituiscono orgoglio e prestigio all'intera Calabria, con stima e ammirazione. Applausi.